modernizza e la digitalizzazione è anche qualcosa che serve per l'efficienza? Sì, certamente sì. Abbiamo oggi un incontro molto importante con i comuni, tutti i comuni della regione. È un punto di svolta secondo me, perché proporremo e faremo capire qual è la strategia che la regione sta mettendo in piedi grazie all'utilizzo anche dei fondi che partiranno a brevissimo del nuovo programma sulla digitalizzazione, che avrà delle direttrici fondamentali. Una principalmente è verso i comuni, l'altra verso le imprese. I comuni ovviamente, i servizi dei comuni riguarderanno i servizi ai cittadini. Qui c'è da giocarci, ci stiamo giocando una sfida, è quello che vorrei oggi dire ai nostri amici sindaci calabresi. Ci giochiamo la sfida di segnare un passaggio positivo in avanzamento dei servizi digitali nei confronti dei cittadini, perché ci sono tutte le condizioni per farlo. Oggi abbiamo in presenza qui gli esponenti del Dipartimento della Transizione Digitale Nazionale e gli esponenti, i rappresentanti delle aziende che stanno realizzando la posa della fibra ottica in tutta la Calabria. La posa della fibra ottica è fondamentale, è il presupposto per arrivare ai cittadini, non solo ai comuni, alle imprese, ma anche ai cittadini. Il Dipartimento della Trasformazione ha già fatto diversi bandi per fornire ai comuni di soluzioni informatiche nuove, necessarie per erogare servizi ai cittadini. Noi con i nostri fondi faremo azioni complementari rivolte sempre principalmente ai comuni per poter effettivamente dare la possibilità ai comuni di segnare una svolta nei riguardi delle attività da erogare, dei servizi da erogare ai cittadini in maniera digitale. La copertura economica? Copertura economica nel nostro nuovo programma abbiamo circa 200 milioni che sono stanziati per i servizi digitali, per queste attività di cui parlavo, ma la transizione digitale è un argomento che è trasversale a tutti i settori, per cui questi sono fondi direttamente relativi alla transizione digitale, ma è ovvio che ce ne sono tanti altri disponibili nei singoli comparti delle attività regionali, per cui abbiamo tutta la possibilità, oggi la concreta possibilità per la vicinanza del governo attraverso il Dipartimento Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la possibilità della posa della fibra ottica sempre con un progetto del governo che è importantissimo, il progetto Italia 1 Giga, i nostri fondi che partono a settembre, abbiamo la possibilità effettivamente, e quindi il segnale che voglio dare ai sindaci oggi è che dobbiamo lavorare insieme per cercare di invertire la rotta, perché noi abbiamo un indicatore che è un indicatore riconosciuto a livello europeo, che è il DESI, che ci pone purtroppo agli ultimi posti come regione, intanto anche come Italia, ma principalmente come regione, per cui dobbiamo invertire questa tendenza migliorando l'accesso ai servizi internet a tutti i cittadini, le imprese e i comuni, e migliorando i servizi che devono essere erogati ai cittadini come in qualsiasi altra regione d'Italia. Sì, facendo degli esempi concreti, per esempio quali sono i settori su cui i comuni, la pubblica amministrazione in generale può migliorare con queste attività e anche recuperare il gap digitale dei cittadini, perché in Calabria c'è anche questo lì. L'accesso a tutte le informazioni che i comuni hanno disponibili per i cittadini devono essere possibili attraverso strumenti innovativi che passino dai device oggi in circolazione, che sono i telefonini in primo luogo, ma anche normali applicativi sui computer, cosa che oggi ancora i nostri comuni non tutti riescono a svolgere. I grandi comuni calabresi si sono attrezzati, sono già più avanti, ma noi dobbiamo fare un'operazione anche per i piccoli comuni. I servizi sono innumerevoli, sono tutti i servizi che i cittadini oggi, dall'anagrafe alla ricerca di un dato su un'abitazione, quindi la parte urbanistica, no? Gli archivi urbanistici. Io lì ho intenzione di fare anche un bando, un avviso rivolto ai comuni, soprattutto ai piccoli comuni, per dematerializzare definitivamente tutta la parte cartacea dell'urbanistica, perché nei comuni ormai gran parte delle attività sono già digitalizzate, anche se non sono erogate in maniera corretta nei confronti dei cittadini.
c'è ancora una parte degli archivi, quelli dell'urbanistica e dei lavori pubblici, che ancora è cartacea, per cui noi lì dovremmo fare uno sforzo in più, e questo lo farà la Regione con i comuni, per digitalizzare anche queste attività in maniera che i cittadini le possano usufruire anche in quel caso in maniera digitale, da remoto. È ovvio che ci vuole uno sforzo comune, e quindi lo scopo dell'incontro è quello di noi diciamo dire quello che abbiamo intenzione di fare come Regione, ma anche attivare un percorso bidirezionale nei confronti dei comuni, fare in modo che anche i comuni ci segnalino le loro esigenze, in maniera tale che tra i fondi messi a disposizione dal PNRR, del Dipartimento Nazionale e i nostri, riusciamo a completare questo progetto, e abbiamo una sfida davanti fino al 2026 molto molto importante.